Eccoci, scusate il ritardo, Luca Tremolada, Andrea Gianotti. Come si organizza il titolo della puntata? Un'azienda data-driven, e lo chiediamo a Vittorio Bonori. Buongiorno e benvenuto qui con noi. Buongiorno a tutti e vi ringrazio del piacevole invito. Allora, una breve presentazione, insomma, Vittorio Bonori è piuttosto conosciuto, è ex CEO Publicis, oggi, anzi da un anno, sì, da circa un anno dentro a Bain nel ruolo di expert partner. Esattamente, expert partner nel mondo degli advanced analytics e quindi nel magico mondo dei dati. Allora, la prima domanda è che cos'è un expert partner, per cui partiamo dalle basi in modo tale da non sbagliarci poi mentre andiamo avanti. Se no facciamo le solite figuracce, dunque, quindi cerchiamo di andare piano così evitiamo le solite figure. Family italiano è un partner esperto, diciamo, sono figure che Bain ha introdotto da alcuni anni per arricchire ovviamente la competenza verticale all'interno di alcune aree tematiche e gli analytics, quindi i dati, sono un'area di grande focus da parte di tutta l'azienda e quindi diciamo questo è un po' il mio ruolo che è trasversale su tutte le practice e le industry. Ecco, il motivo per cui, insomma, eravamo abbastanza curiosi di fare una chiacchierata con te, insomma, tu, rispetto anche ad altri ospiti di DataJobs, hai una visione di insieme importante, nel senso che conosci le aziende, conosci il loro funzionamento, conosci anche hai il polso del mercato, di quello che sta succedendo. Allora, andiamo subito, al cuore del problema. Innanzitutto in Italia ci sono aziende data-driven? Diciamo che sono aziende nelle diverse fasi della curva di adozione, cioè noi abbiamo degli strumenti per misurare un po' la curva di maturità, no, del mondo delle aziende che serviamo. Ci sono aziende un po' più mature da un punto di vista data-driven e aziende che invece diciamo si stanno attrezzando, non c'è una uniformità generale. Però ci sono alcuni elementi per poter definire un'azienda, diciamo, particolarmente evoluta o invece negli stadi iniziali. Se vuoi, ci sono tre definizioni che noi usiamo, il mondo dei dati, diciamo, ha tre grandi fasi. La prima è quella descrittiva, cioè quando le aziende utilizzano degli strumenti per descrivere il comportamento dei mercati, dei propri consumatori e quindi tutto ciò che avviene nell'ecosistema. Opera. Poi c'è un secondo grande mondo che è quello del predictive, cioè della capacità di fare previsioni, cioè usare i dati in modo ancora più potente, non solo per leggere i comportamenti, ma per fare, ad esempio, simulazioni su quello che potrebbe avvenire nel momento in cui viene cambiata la strategia aziendale. E infine, e questo è veramente il futuro, e devo dire qui non sono delle aziende ancora che possiamo annoverare, è il mondo del prescriptive, cioè quando subentrano i dati come, e gli algoritmi, parlo di intelligenza artificiale o machine learning, per aiutare le aziende a prendere decisioni sui dati. Quindi sempre con, tra virgolette, un controllo umano nell'impostazione dei modelli, ma l'azienda reagisce al contesto esterno in alcune aree, attivando direttamente gli insight che vengono dai dati. Ecco, una domanda. Parliamo di questa terza categoria di aziende, che tra l'altro sono anche le più avanzate, ma sono anche le più rare, mi risulta, nel senso che ci sono problemi di regolamentazione, anzi, in Europa sta discutendo una regolamentazione sull'intelligenza artificiale. Quello dell'intelligenza artificiale è un mondo molto americano, è un mondo molto da grandi multinazionali californiane. C'è chi pensa che una black box, ossia degli algoritmi, una macchina, un software dentro alle aziende che ragioni in modo autonomo, in modo insomma non diretto, possa creare dei problemi sia dal punto di vista della legislazione, ma anche dal punto di vista poi del controllo del proprio business. Tu cosa ne pensi? Ma guarda, è un tema veramente molto attuale, importante. Noi abbiamo parlato al G20 Innovation League, siamo stati ospiti, ovviamente
Penda Sorrento a questa bellissima iniziativa. E, il tema è un po' questo, provo a condividere alcuni dati che riescono a dare anche un'idea di dove siamo, cioè quindi dov'è il mondo dell'impresa nei confronti dell'intelligenza artificiale. Circa il 60% delle aziende che abbiamo intervistato con una recente indagine a livello mondiale, quindi rappresentativo un po' di tutti i paesi, il 60% delle aziende ha applicato l'intelligenza artificiale almeno ad un elemento della propria attività di business. Ma circa solo il 40-50% di queste aziende hanno usato l'intelligenza artificiale per meno del 10% di quelli che potevano essere i possibili utilizzi. Cioè siamo in una fase dove si sono fatti dei test, ma non siamo ancora riusciti come sistema a scalare queste opportunità in modo estensivo. Ovviamente ci sono delle aspettative sull'evoluzione del mercato, ci sono delle regolamentazioni della Comunità Europea, ma anche i singoli paesi membri del G20 hanno adottato per guidare un po' l'applicazione dell'intelligenza artificiale, anche se diciamo fino ad oggi abbiamo visto delle applicazioni che si chiamano appunto di narrow AI, cioè intelligenza artificiale applicata a dei compiti specifici, senza avere l'ambizione di replicare quella che è l'intelligenza. A questo non ci siamo arrivati. In questo momento si pensa, credo l'abbia detto anche il recente nominato premio Nobel italiano, Parisi, ha detto che certamente in futuro vedremo anche una diversa tipologia di intelligenza artificiale applicata, quella che si chiama Artificial General Intelligence, cioè quella che in alcune funzioni va applicata umano. Una domanda, Andrea, vuoi intervenire? No, poi anche io avevo una domanda, ma vai tu, la faccio dopo. No, allora, Andrea, dritto su questo tema qui, perché è solo una questione di soldi, cioè quanto costa investire per un'azienda in intelligenza artificiale? Cioè è un, e soprattutto da un punto di vista organizzativo, che poi è il cuore e la madre di tutti i problemi, perché al di là, cioè, usciamo dal film dell'intelligenza artificiale costa tanto perché non è un pacchetto software come c'era negli anni 80-90, no? Ti ricordi? Che arrivavano con il dischetto. Cioè, qua siamo in un altro mondo. Il costo è risorse umane, come racconta questa trasmissione, nella formazione delle risorse umane e nei processi organizzativi. Provi a spiegarci qual è il passaggio più complicato, proprio alla luce delle statistiche dello studio che ci hai raccontato. Certo, ma questa è una domanda importante. Ci sono due lati della medaglia, diciamo. Da un certo punto di vista, se vogliamo, la notizia positiva è che c'è una maggiore accessibilità a quelle che sono le tecnologie che servono per applicare l'intelligenza artificiale. Quindi, dal mio punto di vista, non ci sono barriere tali da precludere l'accesso a queste tecnologie alle piccole e medie imprese, ad esempio. Quindi non è una tecnologia solo per i grandi. Faccio un esempio. Ci sono librerie di algoritmi in modalità open source alle quali chiunque può accedere per cominciare ad implementare dei modelli o degli algoritmi. Ma è anche vero che per riuscire ad avere successo nell'applicazione dell'intelligenza artificiale servono diversi ingredienti, alcuni di questi non vanno sottovalutati. Tu ne citavi alcuni prima: serve avere dei talenti molto specializzati, e sappiamo che esiste oggi una scarsità ancora di questi talenti. Servono delle tecnologie all'interno della propria impresa che abilitino questa visione. Mi sentite? Sì, abbiamo perso per un attimo. No, dicevo che servono alcuni ingredienti che non vanno sottovalutati. Ad esempio, anche pensate alla governance aziendale o al modello operativo. Quindi, diciamo che per avere successo in un progetto di intelligenza artificiale servono obiettivi chiari, servono le giuste capability, quindi i giusti profili, servo un po' di tecnologia, servono librerie di algoritmi e capacità di campo. Ecco, forse la capacità di calcolo è oggi una delle barriere principali
ovviamente ha dei costi elevati e non è ancora così ampiamente diffusa. Ecco, sulla Quindi mi capacità di pare di dare. capire, scusa Luca, mi pare di capire che, diciamo, da questo quadro la cultura aziendale non è un problema, cioè ci sta raccontando che mediamente le aziende sono già pronte per l'introduzione, diciamo, per essere data-driven dal punto di vista culturale o no, o c'è ancora una barriera da parte del management, da parte delle persone che sono abituate a lavorare così e l'abbiamo sempre fatto così dalla vita, non vedo perché dobbiamo cambiare. Quindi, diciamo, il tema culturale è un macigno ancora presente sulla strada delle aziende che vogliono diventare data-driven, che magari sono guidate da qualcuno di illuminato o da un consulente che viene chiamato apposta per illuminare la strada, oppure invece c'è già la percezione che, insomma, ecco, andiamo lì e stiamo tutti andando lì, ognuno con i suoi tempi, con i suoi metodi, con i suoi limiti, ma stiamo andando lì. Dal punto di vista culturale, c'è o non c'è questo problema? No, indubbiamente il problema esiste, c'è ancora un gap culturale da colmare. Devo dire che c'è stata una grande sensibilizzazione all'interno anche dei vertici delle aziende. Capita di parlare con i CEO delle principali aziende italiane e multinazionali che ovviamente nella loro agenda hanno introdotto queste tematiche, anche perché viene richiesto, ad esempio, nelle famose earning call, c'è una grande aspettativa sul fatto che i CEO riescano a trasformare le proprie aziende in chiave data-driven. Ci sono all'interno delle aziende, in molti casi, ancora dei silos, che sono, diciamo, i compartimenti, no? Un po' le divisioni, che sono oggi il peggior nemico, diciamo, per l'applicazione di una visione data-driven. Perché spesso, magari, faccio un esempio concreto, magari c'è un reparto IT che ha un suo progetto di investimento, magari anche sovrainveste in tecnologie, ma magari in tecnologie che però non sono quelle corrette per abilitare una visione invece strategica del marketing, che invece vuole andare verso un modello un po' più data-driven. Quindi diciamo che per riuscire ad avere successo bisogna abbattere questi silos, creare una maggiore convergenza e avere una condivisione di quella che è la visione proprio dell'amministratore delegato, dell'azienda, a tutti i livelli dell'azienda. E poi ci sono meccanismi anche culturali, training e di creazione, no? Di conoscenza di queste tematiche che va ovviamente condotta all'interno di tutte le funzioni aziendali. Questo è un mondo da start-up, passami il termine, cioè questo, sai, l'Italia ha usato, sta usando le start-up per colmare quell'ultimo miglio di innovazione, cioè molto spesso, soprattutto le aziende tradizionali si sono trovate a dover ricorrere a guardare fuori ai piccolissimi, no? A gruppi poi di giovanissimi innovatori per, insomma, cambiare qualcosa che internamente non si riusciva a fare. Questo è avvenuto nel campo dell'e-commerce, è avvenuto nel mondo del fashion con grande evidenza. Alcune volte funziona, alcune volte no, tanto che oggi si parla di open innovation come di un modello virtuoso dove non c'è solo la startup, ma c'è anche l'università, la grande azienda, tutti insieme appassionatamente, mi viene a dire. Il mondo dell'intelligenza artificiale, te lo chiedo perché nelle prossime puntate porteremo degli start-upper, cioè dei ragazzi che ci stanno provando. Secondo te è un mondo, quello dell'industria italiana, dell'azienda italiana, della manifattura o dei servizi, che può essere innovato dai piccoli oppure necessariamente è così complesso che gli imprenditori, CEO di aziende meno grandi devono lavorare internamente con uffici, con business unit, con divisione. Qual è la tua idea che ti sei fatto? Ma io credo che ci sia un futuro promettente per le start-up in questo settore, per un motivo molto semplice, che dal nostro osservatorio vediamo come dopo una fase iniziale, dove diciamo, le grandi corporation, quindi le grandi OTT, insomma, i grandi player tecnologici, hanno sviluppato delle soluzioni di intelligenza artificiali orizzontali, che potessero applicare un po' a tutti i settori, vediamo invece un'evoluzione più verticale. Cioè, ad esempio, nel mondo del healthcare, nel mondo, diciamo, appunto dell'industria farmaceutica, si svilupperanno delle soluzioni molto più specifiche e dedicate. Lo stesso nei consumer product. Cioè, ogni industry andrà a sviluppare delle soluzioni molto, molto personalizzate. E
in questo, e l'abbiamo visto anche al G20, stanno emergendo startup che rispondono a dei bisogni molto verticali. Quindi lo spazio effettivamente c'è. Quindi da questo punto di vista sarei molto fiducioso e credo che il ruolo delle startup possa essere anche un ruolo di supporto per democratizzare l'uso di questa nuova tecnologia. Beh, ecco, sì, io, la risposta è diplomatica. Vai. No, no, non lo so, nel senso, volevo un po' parlare su quali sono le figure e le competenze centrali per la trasformazione di un'impresa data-driven. Cioè, nel senso che dovendo mettere le persone giuste al posto giusto e dovendo tu indicare, ti chiedo di fare il solito esempio molto semplice, le tre figure che non possono mai mancare per riuscire a trasformare un processo se non un'intera azienda. Adesso cerchiamo solo di, come dire, immaginare, che ne so, il processo di marketing, no? Il famoso funnel di marketing, ho un sacco di potenziali clienti, devo andare a catturarli, devo andare a convertirli in clienti reali, in veri, in prospect, eccetera, eccetera, e fargli comprare qualcosa di un mio prodotto. Quali sono le figure chiave, le competenze chiave che servono per trasformare un processo che magari oggi l'ufficio commerciale marketing fa come ha sempre fatto, in un processo che sia veramente data-driven? Questa è una bella domanda, insomma, sicuramente la risposta non è immediata, nel senso che ovviamente le aziende stanno affrontando questo tema con modalità diverse. Quello che sicuramente è importante fare è iniziare a costruire, diciamo, un'area di competenza all'interno della quale incubare queste conoscenze. Ad esempio, abbiamo visto che è aumentato di 5 volte il numero di ruoli specifici creati dalle aziende negli ultimi 3-4 anni. Cioè adesso nelle aziende troviamo i chief data officer, i chief analytic officer, cioè delle figure che hanno una responsabilità forte sui dati e che nelle migliori delle ipotesi hanno un mandato forte dal board dell'azienda, dal CEO, cioè hanno il potere di far succedere delle cose. Questo è un elemento fondamentale. Dopodiché servono competenze molto specifiche, e qua ci sono figure che immagino sulle quali voi avete già trattato, credo, i cosiddetti data scientist, o i data engineer, i data analyst. Sono figure anche molto diverse tra di loro, ma vanno comprese bene e bisogna capire bene quali sono le figure che servono all'interno di una determinata azienda o per rispondere a un determinato bisogno. Per semplificare un po', diciamo, per abilitare questa visione servono dati e tecnologia e quindi non servono solamente scienziati dei dati, cioè quelli che scrivono codice e quindi programmano o usano gli algoritmi o li personalizzano, servono anche i cosiddetti data engineer, cioè gli ingegneri che sono esperti di sistemi e che permettono all'IT di scegliere quelle tecnologie che sono fondamentali per poter sviluppare questi prodotti e queste soluzioni. Poi, per quanto riguarda le parti dell'azienda, serve continuare ad alfabetizzare, a migliorare i sistemi, ad esempio sistemi di reporting dei dati, cioè visualizzare quello che l'azienda fa attraverso i dati. Il tema della data visualization è un'altra professione che sta crescendo molto perché visualizzare i dati in modo semplice e immediato non è semplice e servono degli specialisti per fare questo. Spero di essere riuscito a rispondere, insomma, a toccare Guarda, vari ti punti. chiedo un'ultima cosa, ma dammi una risposta poco diplomatica, di pancia, come si dice. Se dovessimo individuare un settore, il primo settore che utilizzerà l'intelligenza artificiale vera, quella di cui abbiamo parlato, quella da battaglia, ecco, per muovere il business in Italia, qual è o in Europa, insomma, in un contesto europeo, ecco, per cui con una normativa sulla GDPR diversa, più restrittiva, con un'attenzione, insomma, verso l'umanesimo, no, dell'intelligenza artificiale, si diceva maggiore. Qual è il primo settore che vedremo dove l'IA, non dico comanda, però insomma, affianca al CEO in tutto e per tutto, e non solo il marketing e non solo, diciamo, la parte strategica?
Ma guarda, non voglio sembrare diplomatico, non voglio assolutamente esserlo, ma diciamo che questa progressione la vediamo in tutti i settori, cioè l'intelligenza artificiale è definita un general purpose technology, cioè una tecnologia che come l'elettricità 100 anni fa o come internet quando è arrivata ha creato un impatto, un effetto domino su tutti i settori. Poi ce ne sono alcuni che sono partiti prima, e qui rispondo alla tua domanda, che ha un indice di crescita molto più accentuato e li posso citare: sono healthcare, quindi il mondo del farmaceutico medicale, perché puoi immaginare l'utilizzo straordinario che questa tecnologia può fare per riuscire a fare diagnosi molto veloci, molto accurate, usare strumenti ovviamente evoluti per diciamo migliorare la qualità delle cure, dei trattamenti, cioè la cosiddetta personalizzazione dell'healthcare. C'è il tema dell'energy utility, telco, quindi quelle società che hanno necessità di lavorare in modo molto più accurato sulla customer base, quindi personalizzare i propri servizi. Questo è un mondo enorme, ovviamente le società, che le utility che hanno grandi portafogli clienti hanno bisogno di accelerare in quest'area. C'è il mondo dei financial service, delle assicurazioni, ad esempio. Quindi diciamo che, e poi ecco, una cosa interessante che vi indico, sta emergendo anche l'agricoltura come settore, quindi sta recuperando molto, e l'education. Ovviamente anche i servizi educativi, formativi, stanno avendo una grande accelerazione proprio grazie a questa tecnologia. Fammi fare l'ultima domanda da giornalista del Sole. Quanto costa diventare data driven? Quanto devono investire le aziende per diventare data driven? Un Beh, ordine di grandezza e un'idea, ecco. questa è una domanda difficile rispondere, perché sai che ogni azienda è diversa, le dimensioni sono diverse. Però ecco, posso risponderti in questo modo. Questi profili emergenti sono profili che hanno dei costi d'ingresso alti, perché parliamo di profili altamente qualificati, ovviamente che hanno un percorso di studi in matematica, in ingegneria, in corsi insomma molto, molto tecnici con delle specializzazioni importanti, quindi questo sicuramente alza quello che può essere il costo medio dei profili anche junior che le imprese reclutano sul mercato. Che però, se vuoi, è anche una notizia positiva, c'è ovviamente una rivalutazione anche del capitale umano che sta entrando all'interno delle aziende un po' più moderne. Dovevamo nascere prima, Gianotti, cioè, questa è la Sì, verità. poi abbiamo anche sbagliato tutto, cioè, nel senso, al Non momento di... esageriamo, però diciamo che Vabbè, come siamo dire, avanti. esageriamo un pochino, dai, ci sta. Perché, voglio Nel dire, racconto ci sta. l'importanza di divulgare una cultura della data-driven è qualcosa di imprescindibile, insomma, voi lo fate molto bene, quindi giocate un ruolo fondamentale. Poi guardiamo gli stipendi dei data scientist. Ieri con Gianotti guardavamo quello della pubblica amministrazione, ci è venuto un attacco di depressione mostruoso. Però, insomma, nonostante questo, siamo allegri. No, allora io volevo ringraziare Vittorio Bonori di essere stato con noi. Quelle che abbiamo trasmesso erano semplicemente delle slide di Bain, per cui potete guardarvele rivedendo il filmato. Il filmato lo troverete con un articolo all'interno di Infodata e del canale video del Sole 24 Ore. La prossima settimana andiamo a vedere gli start-up dell'intelligenza artificiale e dei dati. Grazie Vittorio. Grazie. Grazie a tutti.